Benvenuti a questo programma presentato a voi da Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Salmo 122 dice: «Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno». Salmo 84 dice: «Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia brama i cortili dell'Eterno, il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo». So che alcuni di voi non potete venire in chiesa, ma la mia preghiera è che voi potete gustare la presenza di Dio nel posto dove siete. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo del canto e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù. E Signore, vogliamo che Tu vieni con la Tua presenza e col Tuo Spirito ovunque ci troviamo. Signore, soprattutto vogliamo sentire la voce dello Spirito, che Tu parli ai nostri cuori. Tu conosci ogni bisogno nella nostra vita, Signore, e la nostra preghiera è che Tu arrivi, che Tu tocchi, Signore. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù. Fa che c'è la libertà dello Spirito affinché possiamo compiere la Tua volontà nella nostra vita. Vogliamo lodarti, glorificarti, avvicinarci sempre di più a Te. Sii glorificato nella nostra vita in questo tempo, e questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Prezioso e maestoso è il nome tuo, Gesù. Sei il desiderio più grande che ho. Il tuo amore ha stravolto il cuore mio. Tu sei la roccia su cui costruirò. Con tutta la forza canterò, con tutto il mio cuore griderò. Nessuno è come te, glorioso re.
Il libro del profeta Isaia. Isaia visse a Gerusalemme nella seconda metà del periodo del regno di Israele, parlando per conto di Dio ai leader di Gerusalemme e di Giuda. In un primo momento il suo messaggio si concentrò sul giudizio di Dio. Egli avvertì i leader corrotti di Israele che la loro ribellione contro il patto con Dio sarebbe stata pagata a caro prezzo. Disse anche che Dio avrebbe usato i grandi imperi d'Assiria e poi di Babilonia per giudicare Gerusalemme se questa avesse persistito nell'idolatria e nell'oppressione dei poveri. Ma a quell'annuncio si associava un messaggio di speranza. Isaia credeva fermamente che un giorno Dio avrebbe adempiuto a tutte le sue promesse del patto, che avrebbe inviato un re della discendenza di Davide per stabilire il regno di Dio, come possiamo leggere in 2 Samuele 7, che avrebbe guidato Israele in conformità con le leggi del patto stipulato sul monte Sinai, come possiamo vedere nel capitolo 19 dell'Esodo. Tutto ciò allo scopo di estendere la benedizione e la salvezza di Dio a tutte le nazioni, proprio come Dio aveva promesso ad Abramo nel capitolo 12 della Genesi. Tale speranza costrinse Isaia a denunciare la corruzione e l'idolatria di Israele ai suoi tempi. Il libro ha una struttura letteraria piuttosto complessa, ma c'è un modo semplice per identificare la correlazione tra tutte le parti. I primi 39 capitoli contengono tre grandi sezioni che sviluppano il monito di Isaia riguardo il giudizio su Israele. Tutto culmina in due avvenimenti messi in rilievo alla fine del capitolo 39, ovvero la caduta di Gerusalemme e l'esilio del popolo in Babilonia. Ma in questi 39 capitoli è presente anche un messaggio di speranza, secondo il quale, dopo l'esilio, si sarebbero adempiute tutte le promesse del patto di Dio. I capitoli dal 40 al 66 riprendono la promessa della speranza e la sviluppano ulteriormente. In questo video ci concentreremo solo sui primi 39 capitoli. La prima sezione principale si focalizza sulla visione profetica ricevuta da Isaia riguardo il giudizio e la speranza per Gerusalemme. Il libro comincia mostrandoci Isaia nel momento in cui accusa i leader della città di ribellione al patto, idolatria e ingiustizia. Dio dice che giudicherà la città inviando delle nazioni a conquistare Israele. Isaia dice che questo fungerà da fuoco purificatore che eliminerà tutte le impurità da Israele e creerà una nuova Gerusalemme, popolata da un residuo di israeliti pentiti e nuovamente fedeli a Dio. Isaia dice anche che in quel momento giungerà il regno di Dio. Tutte le nazioni si recheranno al Tempio di Gerusalemme e impareranno il valore della giustizia di Dio, il che porterà a un'epoca di pace universale e armonia. Ora, questa è la trama basilare del giudizio purificatore della vecchia Gerusalemme, che si trasforma in una nuova Gerusalemme, che si ripeterà più e più volte in tutto il libro e sarà arricchito da ulteriori dettagli. Al centro di questa sezione troviamo la grande visione di Isaia. Egli vede Dio nel Tempio, seduto sul suo trono. È circondato da creature celesti che esclamano che Dio è santo, santo, santo. Improvvisamente, Isaia si rende conto di quanto siano corrotti lui e il suo popolo, Israele. È convinto che verrà distrutto dalla santità di Dio, ma ciò non accade. La santità di Dio, sotto forma di un carbone ardente, lo brucia, ma non per distruggerlo. Anzi, lo purifica dai suoi peccati. E mentre Isaia riflette su questa strana esperienza, Dio gli affida un compito molto difficile. Deve continuare ad annunciare il giudizio imminente. Ma poiché Israele ha raggiunto il punto di non ritorno, i suoi moniti avranno l'effetto paradossale di indurire il cuore delle persone. Isaia però crede che bisogna continuare a confidare nel piano di Dio. Israele sarà abbattuta come un albero e sarà abbandonata come un ceppo sul terreno. E quello stesso ceppo verrà arso. Ma dopo tanto ardere, Dio dice che questo ceppo fumante è in realtà un seme santo, che sopravvivrà nel futuro. È un piccolo segnale di speranza. Ma chi o cosa è quel seme santo? Il resto di questa sezione ci offre una risposta. Isaia affronta Acaz, un discendente di Davide, re di Gerusalemme, e annuncia la sua caduta. Dio dice che il grande impero d'Assiria sarà il primo ad abbattere Israele e a devastare la sua terra, ma c'è speranza. Grazie alla promessa di Dio a Davide, dopo questa distruzione, egli invierà un nuovo re di nome Emanuele, che significa Dio con noi. Il regno di Emanuele libererà il popolo di Dio dagli imperi violenti e dispotici. Isaia descrive questo re in arrivo come un ramoscello germogliato dal vecchio tronco della famiglia di Davide. Questo re è il seme santo del capitolo 6.
Tale re riceverà potenza dallo Spirito di Dio per governare su una nuova Gerusalemme e portare giustizia ai poveri. Tutte le nazioni cercheranno la guida del re messianico e il suo regno trasformerà l'intera creazione portando pace. Ora, una volta finiti di leggere i primi 12 capitoli, il messaggio di giudizio e di speranza di Isaia ci sarà ben chiaro. Ma quando succederà tutto ciò? Isaia vide un altro impero elevarsi dopo l'Assiria, ovvero Babilonia, che avrebbe attaccato Gerusalemme e, di fatto, sarebbe riuscita a distruggerla. E questo ci conduce alla sezione successiva del libro, che comincia con una grande raccolta di testi poetici, che analizzano in dettaglio il giudizio di Dio e la speranza per le nazioni. Apprendiamo, prima di tutto, della caduta di Babilonia e dei vicini di Israele. Isaia vide che il potere mondiale della Siria un giorno sarebbe stato rimpiazzato dall'impero di Babilonia, una nazione ancora più distruttiva e arrogante. I re di Babilonia sostenevano di essere superiori a tutti gli altri dei, pertanto Dio promette di far cadere Babilonia e non solo. Isaia continua a elencare i vicini di Israele, accusandoli dello stesso tipo di orgoglio e ingiustizia, e predice la loro rovina finale. Ma ricordiamo che per Isaia il giudizio di Dio non è mai l'ultima parola, né per Israele né per le nazioni. E ciò ci porta alla sezione successiva con una serie di poesie che narrano la storia di due città. Da un lato, una città arrogante che si esalta al di sopra di Dio e diventa corrotta e ingiusta. Questa città è un archetipo dell'umanità ribelle. Viene descritta con un linguaggio preso in prestito dalle prime descrizioni di Isaia di Gerusalemme, Assiria e Babilonia, tutte messe insieme. Questa città è destinata alla rovina e un giorno verrà rimpiazzata dalla nuova Gerusalemme in cui Dio regnerà come re sull'umanità redenta proveniente da tutte le nazioni e non ci saranno più né morte né sofferenza. Questi capitoli costituiscono il culmine della sezione e mostrano come il messaggio di Isaia guardi ben oltre la sua epoca. È un messaggio indirizzato a coloro i quali aspettano che Dio porti il suo giudizio sui regni violenti e dispotici e che instauri il suo regno di giustizia, pace e amore risanatore. La sezione successiva riprende l'ascesa e la caduta di Gerusalemme. Prima di tutto, troviamo un'intera serie di testi poetici in cui Isaia accusa i leader di Gerusalemme di essersi rivolti all'Egitto per ottenere protezione militare contro la Siria. Isaia sa che tutto ciò si ritorcerà contro di loro e dice che a questo punto solo la fede in Dio e il pentimento possono salvare Israele, il che è illustrato nella storia successiva sull'ascesa di Ezechia, re di Gerusalemme. Proprio come previsto da Isaia, gli eserciti assiri cercano di attaccare la città. Ezechia si umilia davanti a Dio pregando per una liberazione soprannaturale e la città viene miracolosamente salvata in un batter d'occhio. Ma l'ascesa di Ezechia è immediatamente seguita dalla sua caduta. Riceve una delegazione da Babilonia e cerca di impressionarla mostrandole la grande ricchezza di Gerusalemme custodita nella tesoreria, nel tempio e nei palazzi. Si tratta chiaramente di un tentativo di stringere un'altra alleanza politica a scopo di protezione. Isaia lo viene a sapere e affronta Ezechia per la sua stoltezza. Predice che questo alleato un giorno lo tradirà, diventerà suo nemico e attaccherà Gerusalemme. I capitoli 24 e 25 del secondo libro dei Re dimostrano che Isaia aveva ragione. Più di un secolo dopo Babilonia tradì Gerusalemme, distrusse la città e il suo tempio e condusse gli israeliti in esilio in Babilonia. Dunque tutti i moniti pronunciati da Isaia sul giudizio divino nei primi 39 capitoli portano a questo momento. Dimostrano che Isaia è un vero profeta in quanto tutti gli eventi si sono succeduti proprio secondo le sue previsioni. Ma ricordiamo che lo scopo del giudizio di Dio era quello di purificare Gerusalemme e portare il seme santo e il regno messianico a tutte le nazioni. Ed è questa speranza che viene sviluppata nella seconda parte del libro. Ma per ora ecco di cosa trattano i primi 39 capitoli del libro di Isaia. Ogni speranza è preghiera, ogni sospiro dolore, la vita dell'uomo lì davanti al tuo trono, davanti al tuo amore. E fasci le mie ferite, asciughi ogni lacrima e poi sorridi con me, Signore amico, tu non sei lontano, no.
del tuo abbraccio ineffabile, tu che siedi sopra i cieli lassù, circondato dalle lodi degli angeli, dichiari fino a me, mi tendi la tua mano ed io ti seguirò. Ogni speranza è preghiera, ogni sospiro dolore, la vita dell'uomo lì, davanti al tuo trono, davanti al tuo amore, Dio. È facile mi ferite, asciughi ogni lacrima e poi, Signore amico, tu non sei lontano. Del tuo abbraccio ineffabile, tu che siedi sopra i cieli lassù, circondato dalle lodi degli angeli. Sospiro dolore, la vita mia affido a te solo, Signore amico. Vogliamo andare alla parola di Dio questa mattina? Capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Versi 13 e 14. Capitolo 7 di Matteo, verso 13 e 14. Così dice la parola di Dio: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Signore, ti ringraziamo per la tua parola ancora di questa mattina, che sicuramente ci farà del bene, Signore. Ti preghiamo che non ci sia alcuna distrazione in mezzo a noi questa mattina, che la nostra mente, il nostro cuore possa essere soltanto rivolto alla tua parola questa mattina. Benedici le nostre vite, fa che la tua parola trasformi le nostre vite, Signore, ancora questa mattina. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Siamo nella serie intitolata Le sette affermazioni Io sono di Gesù. E con queste dichiarazioni abbiamo visto che Gesù sta dichiarando quello che Lui è, si sta esponendo al suo popolo. Lui è Dio. Io sono Dio, io sono Yahweh, colui che ha liberato il vostro popolo dall'Egitto. Con queste parole, io sono le stesse parole che in originale troviamo in capitolo 3 di Esodo, quando Dio appare nel pruno ardente davanti a Mosè. Gli dice, Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. E poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. E Gesù, con queste sette affermazioni che troviamo tutte nel Vangelo di Giovanni, sta dicendo io sono, e abbiamo visto il pane della vita, io sono la luce del mondo, e oggi vedremo io sono la porta. La ragione per il quale stiamo trattando questo studio è quella di conoscere ancora di più chi è il nostro Signore, chi è Lui per noi, come Gesù si è esposto al mondo.
quando è venuto qui su questa terra. Abbiamo detto ormai tante volte che esiste una grande differenza tra avere conoscenza di Gesù e invece conoscere personalmente chi è Gesù. E questa serie, queste 7 affermazioni vogliono aiutarci. La mia preghiera è quella che ci possano aiutare attraverso queste prediche di conoscere ancora meglio il nostro Signore Gesù. Chi è Lui per noi? Chi è per me Gesù? Chi è per te Gesù? Abbiamo visto che sono il pane della vita. Come uomini siamo alla costante ricerca di soddisfazione, siamo così impegnati a soddisfare i nostri bisogni terreni, quando Gesù dice: io sono quello di cui voi avete bisogno per la vostra vita. E ancora: io sono la luce del mondo, colui che dona un senso alla nostra vita, colui che libera la nostra vita dal dominio delle tenebre e dall'azione di Satana, colui che ci manda come luminari in questo mondo. E oggi, come ho detto, vogliamo vedere: io sono la porta. Andiamo a leggere Giovanni 10, non l'ho messo nei miei appunti, Giovanni 10 dal verso 7 dice, anzi leggo il verso 1 prima: in verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante, ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che stava dicendo, che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono le pecore, io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Gesù prende questa immagine, presenta questa immagine come porta delle pecore agli uomini di quel tempo, e gli uomini di quel tempo potevano comprendere questo significato. Gesù si paragona alla porta dell'ovile, ok? Le pecore durante il giorno venivano portate al pascolo, ma mentre di notte venivano tutte rinchiuse in questi ovili che erano circondati da questi recinti, spesso erano anche grandi, dove potevano starci più di un gregge. E le pecore, sapete, loro conoscono il fischio, il richiamo del loro pastore, e quindi non potevano mischiarsi con le altre greggi, perché seguivano il loro pastore. Questi ovili erano circondati, come dicevano, da un muro di pietre, e questi recinti prevedevano una sola entrata. Una sola entrata. L'unica ragione per usare quel recinto era quella di portare il proprio gregge al riparo, durante la notte, al sicuro. Quindi chi entrava da quella porta poteva essere soltanto il pastore con il suo gregge. Nessun altro aveva motivo di entrare in quell'ovile, soltanto il pastore con il suo gregge. Ed entrava da quell'unica porta che c'era. La porta era custodita tutta la notte, quindi nessuno poteva accederci per essa, ma i predatori, i ladri, i briganti, coloro che volevano rubare le pecore, così i predatori che volevano cibarsi delle pecore scavalcavano il recinto. È lì che interveniva il pastore a difendere le sue pecore. Cosa vuol dire per noi oggi questa figura? Cosa significano per noi oggi le parole di Gesù? Io sono la porta. Chiunque entra per me, chiunque passa da questa porta, verrà salvato. Innanzitutto vogliamo porre attenzione alle parole precise che Gesù usa. In tutte le 7 affermazioni, Gesù non dice io sono una porta. Gesù non dice io sono un buon pastore, non dice io sono una via. Gesù dice io sono il pane della vita. Gesù dice io sono la luce della vita. Io sono la porta. Che cosa vuole dire Gesù specificando questo con l'articolo determinativo? Lui determina che lui è l'unica porta, lui è la porta che porta a salvezza. Perché nel mondo ci sono tante porte.
Gesù sa che l'uomo è perso, che l'uomo è confuso, l'uomo è facilmente influenzabile dalle cose che lo circondano, è facilmente condizionato a seguire o intraprendere una delle tante opzioni che il mondo, la società, Satana gli presenta davanti. La società ti dice: va dove ti porta il cuore. Spesso sentiamo questa frase: va dove ti porta il cuore. Sapete la Bibbia cosa dice del nostro cuore? Che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Il nostro cuore è ingannevole, è insanabilmente maligno. E Proverbi 4:23, mi piace la versione della Vecchia Diodati, che dice: sopra ogni guardia, guarda il tuo cuore. Guarda il tuo cuore sopra ogni guardia, fai attenzione ai pensieri che escono dal tuo cuore, perché egli è ingannevole più di ogni altra cosa. E l'uomo, come stiamo dicendo in questa serie, è alla costante ricerca di soddisfazione, è alla costante ricerca di soddisfare la propria vita, di raggiungere uno stato di appagamento. E ciò lo possiamo notare già solo guardando l'umanità, la vediamo, tutti l'uomo in generale continua a correre, va alla rincorsa di un qualcosa che non raggiungerà mai. Questo perché si è attratti da varie tipi di porte che questa società presenta. In realtà ci sono due tipi di porte: quelle che sembrano ok, quelle belle, quelle larghe, che abbiamo letto all'inizio, che si presentano con grandi promesse di una vita migliore, più felice, con più meno con più speranza, con più guadagni, più piacere, meno problemi. Ma appena si oltrepassano quelle porte, appena oltrepassiamo quelle porte che ci promettono una migliore vita, una vita grandiosa, ecco che subito veniamo trasportati in una realtà di delusione. Ecco che ci deludono. E problemi come schiavitù, paure, dubbi, incertezze, depressione, relazioni distrutte, morte, entrano a far parte della nostra vita. E poi c'è la porta, che è Gesù. La porta che porta alla vita. La porta che appena l'apriamo, entriamo, riusciamo a gustare quella vera vita che Cristo, che Dio ha promesso per noi. E questo, sapete, ricorre in tutta la scrittura. C'è solo una porta che porta alla salvezza. Nel tabernacolo, nel tempio, c'era una porta che tu dovevi attraversare per entrare nella presenza di Dio. L'arca di Noè, c'era una porta, e chiunque è entrato da quella porta ha trovato salvezza. E Cristo è la porta. E chiunque passa, oltrepassa, entra da quella porta. L'invito è aperto a tutti. Chiunque entra a quella porta trova salvezza. Vediamo assieme alcune di queste porte che il nemico ci presenta davanti. Perché egli è maligno. Egli viene, abbiamo letto, viene per distruggere, per ammazzare, per rubare, con le sue bugie, con le sue macchinazioni. E lui ci presenta davanti queste porte. Ne vogliamo vedere tre. E con queste porte lui ci promette libertà, ci promette pace, gioia, speranza, un mondo meraviglioso, una vita meravigliosa. E una di queste porte è il successo. Egli ci promette successo. E attenzione, il successo non è qualcosa di male. Nella Bibbia troviamo tanti uomini che hanno avuto successo in questa vita terrena e con Dio. Ma diventa male quando l'uomo mette fede nel successo, quando crede che il successo sia la porta che lo porta alla salvezza, quando crede che il successo sia la soluzione di ogni suo problema. Molte persone pensano che una carriera lavorativa di successo, avere successo in campo economico, scolastico, lavorativo, possa essere la soluzione a tutti i suoi problemi. Per alcuni è proprio la posizione di successo che li fa sentire soddisfatti, e per altri è quello che quella posizione porta nella loro vita: potere, ricchezze,
sentirsi qualcuno nella società, un senso di appartenenza in una certa sfera, in un certo livello sociale, la felicità di aver raggiunto un obiettivo, di essere qualcuno. Il problema è che se si fa affidamento su una vita di successo, per avere una vita soddisfacente, stiamo facendo un grosso errore. Matteo, Gesù dice in Matteo capitolo 8, 36, a che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? A che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Richard S. T. John, un analista e un uomo di successo, lui non è un cristiano, fece durante una conferenza, condivise la sua esperienza di successo, di uomo di successo, come è fatto a diventare un uomo di successo. E lui dice che quando ha raggiunto successo, per un po' è stato ok, ma subito si è trovato in depressione. E allora dice che andò dal suo specialista e cominciò a raccontargli quello che era la sua vita. E cominciò a raccontare al suo specialista e dice: guarda, il mio successo mi permette di prendere tutto quello che, di avere tutto quello che desidero, di fare tutto quello che voglio, ma sono depresso, non riesco ad essere felice. E cominciò a prendere antidepressivi, aveva raggiunto un certo livello di successo, per un po' è andato ok, è andata bene, si sentiva soddisfatto. Il problema è che se sei una persona che crede che l'avere successo nella vita sia la soluzione, ti dia felicità, allora quella soddisfazione, quella felicità a un certo punto svanirà. Sapete perché? Perché lui dice ancora che quando tu sei un uomo che mette fede nel successo, che vive per avere successo, quando raggiungi un certo tipo, un certo livello, un certo obiettivo e hai successo, per un po' va bene, ma poi quella felicità, quella gioia, quella pseudo soddisfazione che il successo porta svanisce, perché tu hai bisogno di un altro obiettivo e sei sempre alla ricerca di altri obiettivi, sei sempre alla rincorsa di un qualcosa che non raggiungerai mai. Perché? Perché hai messo fede nel successo. E il mondo ce lo sta dicendo, la società ce lo sta dicendo. Se non hai successo, se non sei nessuno, se non raggiungi questo, non sei nessuno. E il mondo corre, il mondo corre, il mondo corre. Un'altra delle porte di cui si parla poco, ma che purtroppo è una grande piaga nella nostra società ancora oggi, e questa piaga continua a crescere, sono le dipendenze. Dipendenze da qualcosa, dipendenze da qualcuno. I nostri giorni è una delle piaghe più grandi che possiamo trovare nella nostra società. Tutti sanno che le dipendenze in generale sono qualcosa di brutto, fanno male, dalle quali ogni essere umano vorrebbe starsene lontano. Nessuno nasce, nessuno si sveglia la mattina e dice: oh, oggi voglio cadere schiavo di una dipendenza. Nessuno fa questo. Ma il mondo, la società, il nemico mette davanti a uomini, a donne che magari sono caduti senza speranza a causa di qualche problema, a causa di delle difficoltà. Dice: ehi, questa sarà la soluzione. Questo ti porterà felicità, ti porterà gioia, ti farà evadere dai tuoi pensieri negativi. Spesso persone vittime di tragedie, sofferenze, delusioni, crisi familiari o finanziarie, persone non in grado di accettarsi, infelici, insoddisfatti, purtroppo cadono, aprono questa porta, pensando che sia la soluzione, che sia un modo per uscire dai loro problemi. Le conseguenze di chi è vittima della dipendenza sono devastanti: ansietà, depressione, incapacità di avere relazioni con gli altri, criminalità, violenza, schiavitù, morte. Solo alcuni dati. Nel 2020, 284 milioni di persone tra i 15 e i 64 anni fanno uso di droghe. Il 26% in più dei 10 anni precedenti. È aumentato del 26% negli ultimi 10 anni. In Australia
Tra il 2018 e il 2019 sono stati persi 25 miliardi di dollari di gioco, in gioco d'azzardo legale, gambling. Il primo posto nel mondo. In America il 50% dei teenager sono dipendenti dal cellulare. La prima cosa che fanno, accendono il cellulare e vivono una vita di ansia perché non vedono l'ora che arrivi un messaggio. La loro vita dipende dai messaggi che ricevono sul cellulare. Il 50%, la metà, uno su due. A causa dell'alcol ci sono 2.8 milioni di morte premature all'anno a causa di incidenti o quant'altro. Per non parlare poi del fumo, pornografia e quant'altro. Porte che il nemico apre davanti a colui che è in difficoltà, alle persone che sono alla ricerca di un qualcosa, alla persona che è alla ricerca di spensieratezza, di un attimo di pace, di un attimo di gioia. Ecco che la società e il nemico presenta queste porte. Perché? Perché lui viene per ammazzare, perché lui viene per distruggere, per rubare la vita che Dio invece vuole donarci. Questa non è la vita che Dio ha stabilito per noi. E poi l'ultima porta alla quale Gesù sta attaccando in quel momento con queste parole: io sono la porta, perché lui sta parlando ai farisei di quel momento, ai sacerdoti, agli uomini religiosi. Io sono la porta, e una di queste porte che non ci dona salvezza, non ci porta alla salvezza, è proprio la religione. E Gesù ce l'ha con la religione. I farisei, gli scribi, i sacerdoti pensavano che loro erano la porta che avrebbe condotto il popolo a Dio, con i loro riti, con la loro santità, con le loro leggi. Loro pensavano di essere quella porta che avrebbe redento il popolo di Israele. I farisei sono nati per questo. Il popolo era lontano da Dio, era lontano. Allora questo gruppo è nato perché volendo riportare il popolo alla legge e quindi santificare ancora il popolo. La cosa però è che erano caduti nella religiosità. Pensavano che grazie, seguendo questa religione, seguendo questi riti, seguendo questi rituali, seguendo le loro leggi, avrebbero guadagnato il favore di Dio. E tutto questo nasce perché Gesù guarisce un cieco. Gesù guarisce un cieco in giorno di sabato e i farisei scoppiano. Già non vedevano di buon occhio Gesù per quello che diceva. E ancora questo decidono di voler uccidere Gesù. E mi piace la risposta di quel cieco mentre è interrogato dai farisei. Una delle risposte più belle della Bibbia. Se egli sia un peccatore, non lo so, parlando di Gesù. Una cosa so. Ero cieco e ora ci vedo. Ero in un modo, adesso sono in un altro. Non sapevo dove stavo andando, ma ora vedo dove sto andando. Io non so chi è lui, non so chi è quest'uomo, non l'ho visto fino ad ora, ma so che mi ha guarito, so che mi ha liberato. Qualcosa è cambiato nella mia vita ed è cambiato in meglio. Ci vedo. Loro pensavano di essere l'unica via che portava a Dio, l'unica porta per entrare nel regno di Dio, seguendo le loro regole, i rituali, la loro routine religiosa. Gesù dice: io sono la porta. Io sono la porta. Ci sono milioni di persone nel mondo che ancora oggi pensano di guadagnarsi la vita eterna seguendo una determinata religione, delle determinate regole, rituali. Se io faccio questo mi guadagno l'amore di Dio, se io faccio quest'altro, faccio questa preghiera, mi guadagno il favore di Dio, Dio mi benedice. La Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Tante persone pensano che tra loro e Dio bisogna accedere a un'altra persona più santa di lui affinché possa accedere alla presenza di Dio. No. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Non è una religione che salva, non è un uomo mortale che salva, è Gesù che salva. Nessuno di noi potrà mai guadagnarsi il favore di Dio. L'ovile dove le pecore vengono portate durante la notte ci parla della presenza di Dio, ci parla del popolo di Dio, ci parla della salvezza, ci parla della vita che Dio ha stabilito per me e per te.
Non so in che situazione ti trovi oggi, in questo momento. Non so in quale porta sei entrato. Ci sono tante altre porte. La porta della solitudine, pensando che mettersi da parte, da solo, ci si pensa di superare alcuni problemi, non parlare con nessuno. Trovare gioia e libertà in altre relazioni che poi si recano dannose per la nostra vita, abuso di farmaci, quant'altro. Non so come ti senti in questo momento, a che punto sei nella tua vita. Quello che so, quello che la Bibbia dice, è che Dio non ha stabilito questo per te. Io e te siamo stati creati per avere una vita con uno scopo, un obiettivo, un proposito, una vita pienamente soddisfatta. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù non sta parlando di una vita qui su questa terra senza le difficoltà, senza i problemi, senza le preoccupazioni e le battaglie, ma sta parlando di qualcosa di più. Vi ricordate la prima domenica abbiamo fatto la differenza tra le due parole che nel testo originale descrivono la vita, cioè la bios, la vita bios, che è la nostra vita naturale che viviamo qui su questa terra, e poi c'è zoe, che è la nostra vita eterna, è la nostra vita spirituale, la vita che va al di là delle nostre problematiche. E Gesù qua sta parlando proprio di quella vita. Lui non ci dice vi darò una bios abbondante, lui ci darà una zoe abbondante. Ci provvede una vita che va al di là di quello che noi possiamo provare in questa vita, una vita che ci permette di camminare al di sopra delle tempeste, una vita che ci soddisfa interiormente quando intorno a noi c'è la carestia, una vita ferma e stabile quando intorno a noi c'è panico e confusione, una vita che ha vinto il potere della morte, perché mentre bios è soggetta a distruggersi, è soggetta a decomporsi, è soggetta alla morte, zoe non lo è. Zoe è soggetta alla vita eterna, zoe è soggetta all'eternità. Nessuno potrà toglierci quello che Dio ci ha dato, perché Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita, e vedremo anche questo, chi crede in me non muore ma vivrà. Questa vita la si trova solo ed esclusivamente nell'ovile, la si trova nella presenza di Dio. E c'è una sola porta che ci farà accedere alla presenza di Dio, e quella porta è Gesù Cristo. Non c'è altro modo, non c'è altra via per entrare alla presenza di Dio, per ricevere questa vita. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. Dove trovo questa porta? Come faccio ad entrare in questa porta? Oggi abbiamo celebrato la Santa Cena. Abbiamo ricordato che circa 2000 anni fa quella porta è stata aperta. E quella porta è ancora lì aperta, affinché chiunque voglia entrare attraverso quella porta potrà essere salvato. Quella porta è la croce e la risurrezione di Cristo, perché attraverso la croce e la risurrezione Cristo ha pagato il prezzo per la nostra vita, morendo sulla quella croce, risuscitando e vincendo sulla morte. Egli ha guadagnato la zoe per noi. Allora come faccio ad entrare in questa porta? Dobbiamo riconoscere che siamo peccatori. Dobbiamo riconoscere che siamo bisognosi di entrare alla presenza di Dio, che non possiamo vivere senza la presenza di Dio. Dobbiamo chiedere perdono a Dio, pentendoci dei nostri peccati. Credere che Gesù è il Figlio di Dio e che è morto al posto nostro. Credere che Egli è risorto dalla morte, vincendo nel suo potere. E accettarlo come nostro personale Signore e Salvatore. Permettere di prendere le redini della nostra vita. Forse qualcuno ancora è alla ricerca di quella porta che possa cambiare la sua vita, di quella porta che possa donargli una vita. Sta cercando qualcosa di migliore, un cambio. Come quel cieco, era cieco, per anni è nato cieco, e per anni è stato cieco, ma un giorno incontrò Gesù e gli cambiò la vita.
Una cosa so, ero cieco, ma ora ci vedo. E noi siamo, fino a quando non incontriamo Gesù, noi siamo come quel cieco. Siamo alla ricerca di qualcosa che possa cambiare la nostra vita, ma non la troveremo mai. Non la troveremo mai perché siamo ciechi. Non la troveremo mai perché siamo confusi. E potremmo essere facilmente influenzabili, ma Cristo si è manifestato con la croce, con la risurrezione, e oggi è in mezzo a noi. Perché non entrare in quella porta? Perché non permettere a Cristo di operare nella nostra vita ancora questa mattina? Non c'è niente che è andato perso, non è troppo tardi. In un attimo noi possiamo essere trasportati dalla morte alla vita. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre, per quello che tu hai fatto per noi. Signore, noi non meritavamo questo, Signore. L'uomo non meritava questo, Signore. L'uomo non meritava il tuo amore, Signore. Ma tu lo hai mostrato mandando Cristo Gesù per ognuno di noi. Tu ci hai mostrato, Signore, qual è la porta per accedere, per ritornare alla tua presenza, Signore. Nonostante il nostro peccato, nonostante le nostre mancanze, nonostante, Signore, il fatto che abbiamo girato le nostre spalle a te, Signore, tu ci hai mostrato Cristo. E questa mattina noi vogliamo adorarlo, noi vogliamo innalzarlo e vogliamo ringraziarti per Cristo Gesù. E ti prego, Signore, per quanti ancora non hanno fatto quella decisione di entrare nell'ovile, di entrare nella tua presenza attraverso Cristo e Cristo soltanto, ti prego, Signore, che mandi convinzione nei loro cuori nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, perché soltanto nel nome di Gesù noi possiamo trovare salvezza. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Confidere.
Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Se avete bisogno di preghiera o desiderate una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56 dove potete richiederlo. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci, a presto.